Bentornati ragazzi sul canale Gaming Now. Continuiamo il gameplay di Dishonored 2. Allora, ci troviamo ancora sulla nave della tizia. Stiamo per sbarcare su Karnaca. A Karnaca. Allora, dovremmo prendere una barca che avevo visto prima. Allora vi lascio sul molo. Vediamo le strade lungo le quali è cresciuto mio padre. Andiamo allora. Non devo farmi riconoscere. Quindi Cor Watano è di Karnaca. Ai confini del mondo. Trova la stazione di Adremir e prendi una carrozza per l'istituto. È la pista migliore che hai per individuare l'uccisore della corona. Ok, ragazzi, stiamo per approdare in questa nuova città, in Dishonored. Finalmente, con un'ambientazione completamente diversa, almeno da quello che ho visto rispetto a Dunwall. Karnaca. Porto di Karnaca. Vi porterei ad Altermair in barca, ma è ben sorvegliata. C'è una torretta della Gran Guardia. Passate via terra e per la stazione di posta. Prima di morire, il duca di Serconos ha impiegato anni a costruire Karnaca. Con la sua ascesa, il duca Luca Abele ha iniziato a prosciugare rapidamente le ricchezze della città, con orge e festini di settimane. Ci si diverte di più qui di quanto facessimo noi a Dunwall. Fate attenzione lungo la strada. Il duca ha affidato la città alla Gran Guardia. Attaccano gli stranieri a pista. Non mi farò notare. Questo è un buon posto. Raggiungete Adermair, eliminate l'uccisore e scoprite dove è tenuto Sokolov. L'alchimista, Hypezia, vi aiuterà come può. E a Sokolov piace. Ci vediamo ad Adermair. Aspetta che la torretta sia disattivata per raggiungermi con la barca. Ok, perché c'è del sangue in acqua? Non ce l'ho. Ti do il benvenuto a Karnaca. Livello di caos. Le tue azioni influenzano il mondo. Uccidere le persone renderà Emily e i suoi alleati sempre più cinici. Troppe morti porteranno a livelli di infestazione di mosche del sangue più elevati e a un epilogo della storia più oscuro. Quindi come il primo Dishonored, le nostre azioni si ripercuoteranno sul gioco, quindi che siamo aggressivi o non. Per la stazione di Adermar. Non serve coprirsi il volto, la polvere delle miniere non arriva fin qui al porto. Ehi! Di chi è quella nave là? Conosci il capitano? Gliel'ho già detto Dreadful Whale. No, non è sul registro. Forse è uno di quei nuovi mercanti che importano merci da Morley. Diamole un paio di giorni e se è ancora là posso chiedere a un amico della Gran Guardia di farla perquisire. Hai il volto Diamo coperto. Alla Gran all'equipaggio il Guardia non tempo di piacerà. caricare la merce di contrabbando che senza dubbio stanno aspettando. Vediamo cosa sai fare. Nota per Purlos. Urlos, ti scrivo questa lettera perché se la leggerai capirai di avere il cervello in un mulo. Di un mulo. Non hai ascoltato bene quello che ho detto e sei venuto a Karnaca comunque. Bene, fai come ti pare, ma qui non troverai né me né Camina, perché ce ne andremo non appena avremo raccimolato i soldi. Dicevi di aver vissuto qui per parecchi anni e di conoscere il posto, ti assicuro che ti sbagliavi. Non conosci un bel niente.
La città è cambiata, la situazione è andata a rotoli dopo l'ascesa al potere del figlio del duca. All'inizio era tutto disorganizzato. Poi le cose sono peggiorate, cadaveri nei vicoli, la banda degli urlanti scatenata, mosche del sangue ovunque e il nuovo duca cosa fa? Aumenta i controlli. Schiera la gran guardia per le strade a picchiare la gente a morte. Non gli piace qualcuno? Non riconoscono la persona? Botte. Ti avevo detto di non venire a Karnaca, puoi non lamentarti. Praticamente le mosche del sangue sono un po' come i topi della peste nel primo Dishonored. Lei servono degli stivali sì. Nuovi. Daranno una parte della questa pezzo. Siamo noi, sì. Ricercati. Su un'altra nave a un prezzo. Cos'è? Ah, la mappa. Quartiere del cantiere navale. Muro di luce. Uffici del sacerdote. Stazione di Adermaier. Scontato. E ci dividiamo il guadagno. Merda! Hai il volto coperto. Temi che qualcuno possa riconoscerti? Puoi scommetterci. Salve. Qualcuno ha visto qualcosa e ora siamo tutti nervosi. Vieni stasera. L'ex imperatrice è in fuga. Non ci sono più dubbi. L'ex imperatrice Emily Calluin, deposta da poco, era responsabile della recente e cruenta serie di omicidi. Emily è attualmente irreperibile, a conferma dei nostri sospetti sulla sua colpevolezza e dei suoi legami con l'uccisore della corona. La Gran Guardia Serconiana ha promesso una ricompensa che fornirà informazioni. Il duca Abele ha recentemente dichiarato che l'ex imperatrice subirà un equo processo nel caso in cui si consegni di sua spontanea volontà. Una miniera che crolla su di lui. Naru, oh, la balena. Un mercante ucciso da mosche del sangue. Un gatto su un cuscino di velluto. Meglio dell'oblio. Voi mercanti cacasotto siete tutti uguali. Ok, abbiamo un'altra runa. Vediamo se possiamo potenziare. Ti spingi rapidamente in avanti per una certa distanza. No, questo. Decelerazione. Durante una caduta rallenta il tempo puntando proiezione. Ok. Il proiezione era premi LT. Sempre a chiedere e a piagnucolare. Di la verità per una volta. Oh. Esploriamo un po' l'ambiente. Le mosche del sangue sono tremende quest'anno. E poi che succederà? C'è da impazzire. Balene. Sì, sono un po' diverse dalle normali balene queste qua. Buongiorno. Amici serconiani, in assenza del duca ho il seguente annuncio da fare. Sono state adottate nuove misure restrittive in seguito agli omicidi politici commessi in nome dell'ex imperatrice. Perché così tanti e non così poco? Non sarebbe mai dovuta andare così. Potrà fermare e interrogare tutti gli stranieri e i nuovi operai per le strade di Karnaca. L'obbedienza è stata. Sì. C'è più che corruzione e dolore. Ma non disperare. La cupidigia è una brutta cosa. Oh, che gentile, grazie. Per superare il muro, speriamo che non ti serva mai aiuto.
un servitore. È solo un ragazzo. I colpi violenti non cieco. Un mercato clandestino. Il mercato nero. Commerci illegali significano armi e munizioni. Entra. Visto che mi hai trovato, farò affari con te. Il mercato nero. Vuoi spendere il denaro nelle botteghe del mercato nero? Per comprare e potenziare l'equipaggiamento. Trova i progetti nel corso delle tue avventure e portali al mercato nero per sbloccare nuovi potenziamenti, compresi quelli magistrali. Oh, come la prendiamo? Sblocca? Equipaggiamento. Vediamo, ho dei progetti per il tuo equipaggiamento. Nessuna notizia, buone notizie. Meglio così, non le leggo mai. Lieto di fare affari. Non dovrei trattare con gli stranieri. Dovevamo comprare, cazzo, ormai non so. Un tempo questo mondo era mio. Tutto, dalle spiagge settentrionali fino a Karnak, a sud. Mi raccomando, nessun movimento brusco e alla larga dai miei. Non siamo neanche sicuri che ci siano dei soldi. Sappiamo solo che ci sono dei morti e che il posto è infestato dalle mosche del sangue. Senza motivo. Massacri senza rimorso. La via che hai scelto ti sta portando lontano dalla luce. Questa è la nostra occasione. Non lottiamo tra di noi. Così tanti hanno così poco. Non sarebbe mai dovuto andare così. Salve di nuovo. Entra pure, mi piace come spendi. Ho qualcosa che potrebbe interessarti. Ti assicuro che ne varrà la pena. Mi chiamo Mindy Blanchard e tu sembri il tipo di persona che può andare dove non potrebbe. Ah, sì? Ti andrebbe di aiutarmi? Tu dai una mano a me e io la do a te.
Devo raggiungere l'istituto Addermeyer. Puoi aiutarmi? Sì. So come fare. Tu procurami un cadavere e in cambio ti aiuterò. Niente paura, è già morto. Un cadavere? Che strano. Da dove? I sacerdoti lo tengono nel loro avamposto. Pensano fosse uno stregone. Il perché mi serve sono solo fatti miei. I sacerdoti. Intrufolati e prendilo. Poi incontriamoci nel seminterrato sotto lo studio del dentista. Ci penserò. Ok. Missione secondaria. Entra nell'avamposto dei sacerdoti. Fatti aiutare da Mindy. Svolgi un incarico per Mindy Blanchard e ti aiuterà a superare la stazione di Addermeyer. Entra nell'avamposto dei sacerdoti per trovare il cadavere che Mindy ti ha chiesto. Giornata di lavoro, lo dico, allora, se avesse mai lavorato. Così. Non serve fare casino. Ho lavorato su una chiatta carica dei mobili di un aristocratico. Ci siamo incagliati e l'abbiamo guardata. Ho quattro bocche da sfamare, non che siano affari tuoi. Nemmeno i posti familiari della città sono sicuri ormai. Non si può Attenti, piani ben organizzati. Sì, amore. Tutto sommerso dal sangue che hai versato. Hai figli? Splendidi, sono sempre affamati. Gioiamo per l'incoronazione della nostra nuova imperatrice, Ilaila Colton. La città non è sempre stata. Ecco Addermeyer laggiù. Un sacco di gente se ne vuole andare da Karnaca. Per finire dove, mi domando? Qui ci sono i soldi. Anche se è un po' sporco. Per le palle dell'esterno. Stai cercando lavoro? Anch'io. Sì! Oh, ma che bell'arsenale. Mi sento al sicuro. Mangia su, lasciami in pace. Ehi, quelle mosche del sangue. Siamo tornati indietro. Allora. Siamo sguainati con la spada. In assenza del duca ho il seguente annuncio da fare. Il problema delle mosche del sangue. Cerca di goderti il soggiorno in città. Se vuoi. Un cadavere infettato non possiamo. Ogni tentativo di eseguire i riti funebri della garanzia dell'uomo qualificato verrà punito severamente. Contattate subito la Gran Guardia Cerconiana. Gli armigeri si occuperanno della situazione e combineranno l'eventuale multa. Ah! Che succede qui? No. Gioca come preferisci. Il muro di luce è un pericoloso sistema di sicurezza risalente all'epoca della peste. È alimentato da un mulino a vento, ma altri sono alimentati da serbatoi di olio di balena. Puoi superare questo muro di luce in vari modi. Ferma il mulino per disattivare il muro di luce. Esplora gli appartamenti nelle vicinanze per trovare una via alternativa. Avventurati nell'edificio infestato dalle mosche del sangue verso il cantiere navale. Siedi un ratto e cerca un piccolo passaggio. Arrampicati attraverso le finestre sopra il muro. Suo impero mi dà la caccia. In parte mi esalta l'idea di cosa accadrebbe se mi trovassero.
questo ospite dalle mie gole in persona alla pace. Non stai diventando come loro. E basta. È così che trattiamo le figlie. Ricorda, se te lo chiedono, è passato attraverso. Sì, non siamo riusciti a fermarlo. Aspetta, allora, calma, calma. Un po'. Ehi, tutto bene con il mulino a vento? Nessun problema? Niente paura, sta girando. Aspetta. Il vento non si esaurisce. Ah, ok, dobbiamo equipaggiare il potenziamento. Ok. Poi balestra. C'è la... Che sono queste cose? Dardo incendiario, dardo di balestra. Non succede qualcosa al mulino a vento? Si può rompere comunque. Ma che fine hai fatto? Amici serconiani, in assenza del Duca ho il seguente annuncio da fare. In risposta ai violenti crimini e all'interferenza estera nei nostri affari, i viaggi tra i distretti verranno consentiti sulla chimica. Aspetta, però il cuore. Ah, ecco, vedi. Dobbiamo equipaggiare il cuore. Tutti i cittadini si spostano senza ridere. Da qualche parte c'è ancora gioia e musica. E il balsamo miracoloso dell'amicizia. Qui vicino, da qualche parte. Si tengono per mano. Vivono pieno insieme. Una vecchia coppia. Un banchiere e ingannati. Vai la calda. Sta camicia puzza. Mi serve un uniforme di ricambio. Non sono dell'umore giusto. Fatti vedere. Ehi, chi sei? Non ti muovere. Cerchiamo di compiere una campagna meno omicida possibile, che dite? Eh? Manutenzione del mulino. Caporale Ritello, se qui l'ingegnere torna per la manutenzione del mulino, non salire per tirare la leva al posto suo. Non è il tuo lavoro e non voglio che qualcuno nella mia squadra si assuma dei rischi per le responsabilità di qualcun altro. Non sono la Gran Guardia. Se l'ingegnere capo soffre di vertigini... Mi chiedo se le voci sull'uccisore della corona siano vere. La vecchia imperatrice. Ah, dobbiamo raggiungere anche l'avamposto dei sacerdoti. Vuoi che ti indichi la via? Che ti aiuti nel tuo percorso? No. Perdiamoci qui per un momento. Insieme. Circolare! Stiamo cercando dei manufatti eretici. Cosa? C'è qualcuno lì? Hai visto qualcosa? Mm.
Se era un ratto, era bello grasso. Sacerdote. Sono un sacerdote. Scava a fondo, fratello. Ricorda che i profani cercano di nasconderti. Presunzione sperati. Non si conoscono i pensieri dei perversi perché sono annegati in acque oscure. Ero debole. Cazzo. Devo restare sempre vigile contro l'esterno. Conosce il mio cuore. Mi mette alla prova. Mi provoca. Ma non mi arrenderò. Ehi tu! Che cazzo? Lettera segreta a fratello Arnold. Quando abbiamo parlato, la scorsa settimana ero in uno stato pessimo. Ho riflettuto molto su quello che mi hai detto per confortarmi e credo che tu abbia ragione. Devo essere purificato con il rituale. Ah, che strada mi trovo davanti! A differenza tua forse la conosco. Sono già stato sottoposto al rituale, ma ormai sono passati 3 anni. Amuleti d'osso. Puoi attivare fino a 5 amuleti contemporaneamente. Amuleti d'osso. Ok. Dieta liquida. Conflitti perenni. Potere. Io che darei tutto solo per poterti tenere. Oggi ho visto una città in rovina. Ne hanno usato un marciume. E anche tu. 15 anni fa, a Dunwall. Lo ricordi? L'anno che ti ha trasformato in ciò che sei? Non negarlo. Ratti nelle culle. Fumo nero che si alzava dai cadaveri. Mentre l'intera città urlava. Sta succedendo ancora. Sei di nuovo a casa. Ricordati. Fai parte di questo luogo tanto quanto l'uccisore della corona. Nuova runa. Ok, abbiamo un'altra runa. Lettera di Mindy. Hai un gran bel tatuaggio sulla schiena, Amedeo. Dove hai trovato il disegno originale? Ti va di parlarne? Vieni al Kronos Hand del distretto delle polveri e chiedi a Mindy. Chiedi di Mindy, non te ne pentirai.
blocca. Hai il volto coperto. Alla Gran Guardia non faceva. Sangue. Robustezza. Gli elisir ripristinano una quantità di salute superiore. Ok ragazzi, il video si conclude qui, commentate, mettete un mi piace e ci vediamo al prossimo gameplay.